Ragazzi, finalmente dopo tante richieste vi giro il video su come scaricare musica dal MacBook. È un procedimento facilissimo, il video sarà super veloce. Vi spiego come scaricarla da YouTube e come metterla poi su iPhone. Quindi, ovviamente, ho registrato lo schermo. Cominciamo subito, ovviamente, apriamo la nostra paginetta di YouTube, chiaramente. E andiamo a selezionare una canzone casuale. In questo caso io ho scelto Oroscopo, che è una canzone che mi piace un sacco. Dopo averla selezionata, cliccate con il tasto destro e copiate il link. Viene la parte, tra molte virgolette, un po' più complicata, ovvero andare a cercare su Google o su Safari un convertitore. Questo qui non mi funziona molto ultimamente, quindi cercate convertitore MP3 e il primo risultato che vi viene fuori, questo qui, 2conv.eccetera, andate ad incollare il link, facilissimo, cliccate su convertire, aspettate i vostri vari secondi e solitamente poi la canzone vi si scarica o nei download del computer, perché è un'azione che potete fare anche da Windows e non solo da Mac. Nel mio caso, avendo iTunes già sincronizzato con l'iPhone, la canzone appena mi si scarica va direttamente su iTunes. Ora lo vedrete, vedete? 99%. Ora cliccate su scarica. Quasi sicuramente vi si apre una pagina che è tipo un virus, cose di questo tipo, voi la chiudete. Ecco, vedete, appena mi si è scaricata, tac, mi si apre subito iTunes, come vedete, e la canzone mi va all'interno del mio album brani, diciamo. A questo punto io la stoppo, chiudo iTunes. E ora la parte più facile, diciamo, vedete, queste sono tutte le canzoni che io ho già scaricato, sono tutte qua. Ora ho coperto con un emoji il mio numero di telefono, però andate, vedete qui sul vostro iPhone, appunto, cliccate su sincronizza, ovviamente l'iPhone deve essere sbloccato, in questo caso il mio era bloccato, ma poi me ne sono accorta, ecco. E la sincronizzazione consiste nel copiare tutte le canzoni che avete scaricato sul vostro telefono. È facilissimo, lo fate anche da Windows, quindi nulla, spero che il video minuscolo vi sia piaciuto. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere se questo genere di video tutorial vi interessano, così magari potrei farne altri. Un bacione, ciao!